Bene, è stato un turno di campionato dove il Cagliari doveva debuttare nel difficile campo del Torino. È andata bene perché ancora una volta Ranieri ha dimostrato di essere un valido condottiero, ha messo la squadra nella condizione di non subire un maggiore tasso tecnico del Torino e, se volete, la maggiore esperienza nel campionato maggiore, perché poi il Torino è squadra che tra le mura amiche ha sempre detto la sua anche con squadre più quotate. Il Cagliari ha retto bene, non ha mai faticato più di tanto, non è mai stato sotto pressione per lungo tempo e ha ribattuto colpo su colpo grazie alla maestria del suo tecnico, che ha saputo conservare l'ottimismo anche tra i suoi giocatori. Ma noi siamo curiosi di sapere, oltre a quello che diciamo noi che siamo gli addetti ai lavori, cosa ne pensano nei social tutti coloro che parlano di calcio, tutti coloro che gustano il calcio dalla lunedì alla domenica sera. E per questo Francesca è con noi per poterci annunciare, per poterci dire quali sono gli argomenti più trattati e quali sono gli umori dei social e dunque dei nostri tifosi. Sì, Vittorio, allora nei social prevale un umore abbastanza positivo da parte dei tifosi grazie all'ottima prestazione della squadra nella partita di ieri Torino-Cagliari. In tantissimi ci scrivono che c'è un'ottima base su cui lavorare e migliorare in seguito. Diciamo una partenza che fa tanto piacere e fa ben sperare a tutto il proseguo del campionato. Sei d'accordo, Vittorio, su questo? Sì, portare via un punto a Torino è sempre una cosa difficile, una squadra ben attrezzata, c'è un allenatore che stimola i giocatori dal primo minuto fino alla fine, è stato sempre un combattente lui in campo e lo chiede ai suoi giocatori, quindi credo che partire con un buon pareggio a Torino sia una boccata di fiducia per il proseguo di questo campionato. Ricordiamoci che lunedì c'è una partita molto importante con l'Inter, non è lì sicuramente che il Cagliari deve fare i punti, però vorremmo vedere una squadra che perlomeno in campo combatte, si dà da fare e cercherà di dare del filo da torcere all'Inter. Roberta. Non era facile affrontare un Toro che è vero è incompleto, l'ha detto anche Juric in conferenza stampa, ma sappiamo che vuole comunque accaparrarsi un posticino per l'Europa dopo il decimo posto della scorsa stagione. Cagliari che è riuscito a ingabbiare tatticamente la squadra di Ivan Juric mettendo in evidenza quello che era lo zoccolo duro del Cagliari, quindi i giocatori che erano in Serie B la scorsa stagione, che hanno fatto un grandissimo esordio, e poi un grande applauso va agli esordienti, ai giovani ragazzi che non hanno sicuramente sfigurato. Adesso andremo a conoscere meglio anche quelli che sono i rendimenti dei singoli. Francesca, per poter capire che siamo in linea con quelle che sono le valutazioni dei social, tu quali siti hai consultato? Ce ne sono tantissimi veramente che parlano di calcio e che meritano di essere seguiti per capire l'umore del popolo, chiamiamolo così, dopo ogni partita. Sì, Vittorio, allora tantissime sono le pagine attive nei vari social, abbiamo alcune su Facebook, solo Cagliari, Cagliari Calcio di Tommaso Giulini presidente, ovviamente la pagina ufficiale Cagliari Calcio e il Cagliari Fan Club dei Cuori Rossoblù. Ancora su Instagram abbiamo CRB Cuore Rossoblù e la pagina solo Cagliari e infine su Twitter tutto Cagliari. Chiunque voglia in qualche modo segnalarsi, mettersi in evidenza, farsi notare, farsi leggere, lo può fare tranquillamente segnalandoci il proprio sito, la propria pagina, e noi andremo a vedere con Francesca dopo ogni partita qual è l'umore che trapela da questi gruppi. Francesca, abbiamo parlato quindi di questo Cagliari che ha impattato bene il campionato, qual è l'altro argomento che trapela dai social oltre alla valutazione generale? Roberta si è già avventurata nella valutazione dei singoli, ma mi pare che prima di tutto bisogna anche parlare di quello che è stato capace di mettere in campo il tecnico, indipendentemente dalla valutazione dei singoli. Sì, scrivono maestria tattica quella di Ranieri, dalla formazione alle sostituzioni tutto perfetto. Anche il fattore dei tanti esordienti che sono stati messi in gioco nella partita di ieri ha reso i tifosi tanto fiduciosi per la squadra. Abbiamo infatti un commento della pagina CRB Cuore Rossoblù che scrive: sono ottimista, possiamo ritagliarci un bel posticino tranquillo nella Serie A. Andrea, cosa ne pensi di questo? Sì,
Sicuramente è un Cagliari molto compatto quello sceso in campo contro il Torino, una squadra che è riuscita a esprimersi su buoni livelli, soprattutto sfruttando il gioco di squadra, viste le tante personalità che già erano presenti nella squadra durante il campionato cadetto, e ha affrontato un Torino in casa che comunque è sempre una squadra davvero difficile da combattere, con un allenatore tattico come Juric. È stata un po' una sfida di cervelli che ha portato alla fine a un pareggio finale sullo 0-0, che è un punto importante per il Cagliari. Vittorio, Ranieri è un grande stratega, tu l'hai conosciuto, l'hai avuto come allenatore, quindi sai con quale minuziosità prepara la partita. È lui il valore aggiunto di questo Cagliari? Lui è un valore aggiunto per l'esperienza che ha maturato in tutti i suoi anni di carriera che ha fatto. Insomma, ha allenato le migliori squadre in Italia, ha vinto un campionato in Inghilterra con Leicester, che è come per il Cagliari nel 1970, vince uno scudetto così, soprattutto una competizione, quella inglese, dove ci sono gli arabi che la fanno da padrona, i proprietari arabi che la fanno da padrona, Manchester City, Manchester United, per gli americani, che sono ricchissimi, club ricchissimi, e quindi è difficilissimo. Quindi Ranieri, dall'alto della sua esperienza, sta cercando, e credo che troverà, come l'ha trovata lo scorso anno, il giusto amalgama per far sì che anche questo campionato diventi un campionato bello, da lottare sicuramente, però per il Cagliari che dia delle soddisfazioni, soprattutto a livello di gioco, perché poi molte volte, ieri ad esempio, si aspettava Pavoletti titolare, invece poi Pavoletti è entrato nel secondo tempo, quindi voglio dire, c'è questi cambi di formazione inaspettati anche lo scorso anno, soprattutto nei playoff, che hanno forse anche messo in difficoltà la squadra avversaria. Assolutamente sì. Francesca, umori invece relativamente a quelli che sono i singoli. Mettiamo insieme sia quelli che sono i giocatori valutati positivamente che quelli valutati negativamente. I social cosa dicono? Allora, abbiamo una coppia che è piaciuta tantissimo ai nostri tifosi, Sulemana e Makumbu. Sono tanti i commenti positivi per questi due ragazzi. Notare anche l'ottima prestazione dell'ultimo acquisto, Oristanio, che sembra potrebbe riservarci tante sorprese. Roberta, d'accordo su questo? Sono perfettamente d'accordo. Sulemana e Makumbu, instancabili, avrebbero potuto correre anche alla fine della partita. Un centrocampo che ha funzionato davvero bene. Oristanio, dopo anche la partita di Coppa Italia contro il Palermo, dimostra ancora una volta tanta tecnica, tanta corsa. Insomma, sono ragazzi giovani, ma sembrano veterani, questo è il fatto. Possono crescere tanto, Vittorio, con Ranieri, vero? Credo proprio di sì. Credo che Ranieri sia il maestro di questa squadra, che possa insegnare tantissimo, soprattutto a livello di personalità, perché come ha detto Roberta, sono ragazzi giovani che hanno bisogno di fare esperienza, forse ai primi campionati, a livelli professionistici così importanti, e quindi credo che lui riuscirà a farli inserire in un contesto come quello del Cagliari, dove il tifoso pretende anche molto, e quindi loro devono sicuramente dare tanto in campo. C'è anche qualche annotazione negativa, Francesca, in merito alla valutazione dei calciatori? Sì, deludenti, Shumurodov, Zappa e Zitto. Scrivono addirittura non all'altezza. Un po' giudizi un po' estremi, sempre questi che creano controversia. Mi pare un po' troppo presto per formulare valutazioni di questo tipo. Shumurodov appena arrivato, Zappa che chiaramente ha bisogno di maturare, Luvumbo del 2002. Vittorio, molte volte siamo troppo severi probabilmente con i nostri calciatori. Allora, parliamo di Zappa. Secondo me è un giocatore che, come lo scorso anno, ha dato il meglio di sé nella seconda parte della stagione. Se non mi sbaglio ha fatto pure 3 gol. Quindi probabilmente uno che all'inizio campionato fa fatica a essere già in forma, a partire con il piede giusto. Luvumbo, io mi aspetto molto da lui, perché c'ha delle qualità anche importanti. Soltanto che credo che Ranieri debba ancora scoprire il vero Luvumbo e debba ancora fargli capire quello che chiede lui e quello che è il calcio italiano, perché c'ha grandi potenzialità però ancora inespresse. Lo scorso anno, se non mi sbaglio, ha fatto 3 gol, ne ha fatti 2 sì nei playoff col Parma, un calcio di rigore che hanno risolto probabilmente quella partita, però da lui ci si aspetta non solo 2 partite, ma ci aspetta 38 partite o perlomeno una trentina da fare la differenza. E poi gli altri giocatori, appunto, ripeto, l'uno è appena arrivato, Shomurodov è appena arrivato, e quindi non possiamo pretendere che siano già inseriti in un gruppo che ancora devono conoscere. Pubblicità e poi torniamo.